In occasione del club dei 150 anni più uno, Dario Ballantini è ospite all'Auditorium Attilio Monti della Nazione. Un artista dai tanti volti che, soprattutto grazie a Striscia la Notizia, ha reso noto la sua comicità al grande pubblico. Eccomi qua! Sono venuto a vedere lo strano effetto che fa la mia faccia e i vostri occhi. Quanta gente ci sta, e se stasera si alza una lira. Fra le sue imitazioni, qual è quella che preferisci e alla quale è più legato? Qui è una domanda che spesso mi mette in imbarazzo, perché Valentino senz'altro è stato il personaggio più trascinatore di tutti, però per il mio gusto è Gino Paoli. E invece un'imitazione che vorrebbe fare e ancora non ha fatto? Ce ne sono un po', abbiamo fatto un napoletano una volta, ma in studio e non fuori, e poi c'è sempre nel cassetto Muti, ma sono quelle imitazioni di nicchia che non si addicono molto alla TV delle 20:30, diciamo. Sappiamo che è anche un pittore amato dalla critica, com'è nata questa passione? È nata un po' con me, perché già da bambino volevo fare sia il pittore che l'attore, perché in casa mia si respirava questa doppia valenza artistica, sia perché Livorno è una città piena di pittori, sia perché appunto ho parenti che dipingono, che dipingevano e anche che recitano, quindi sui 4 anni, via, diciamo. Ce la fa un saluto ai lettori, alla Nanni Moretti? Ciao, io non leggo La Nazione perché la mia nazione è la Francia, dove ho preso dei premi. Ospite della Nazione anche Cristina De Pin. Modella, presentatrice e adesso anche attrice nel film 10 ragazze. Com'è stata questa nuova esperienza? Ma bene, è la prima esperienza da protagonista e è stato molto divertente, poi tutto un po' in famiglia con altri attori toscani che già conoscevo. Poi la commedia è divertente, carina, insomma è stato un divertimento, un lavoro insieme e ho imparato anche tanto. La sua vita si divide fra il mondo dello spettacolo e quello del calcio. Com'è avere un fidanzato come Montolivo? Ma sì, spettacolo, televisione, calcio ben poco. Alla fine mi interesso il giusto, diciamo, giusto perché è il suo lavoro e quindi è importante che gli sia accanto anche in questo. Beh, è una vita un po' movimentata, non esiste routine, non c'è mai un giorno uguale all'altro e questo penso sia un bene.